è stata la prima vera grande prova di forza offerta dalla Salernitana dopo il lockdown, probabilmente anche nel campionato intero, se consideriamo che sì, è vero, la Salernitana aveva ottenuto dei risultati importanti, penso al successo di Santo Stefano contro il Pordenone, e penso sempre nel post lockdown anche all'ultimo successo sulla Cittadella, squadra ad alta quota, però era sempre mancata una componente fondamentale, la continuità. Il pareggio ottenuto ieri sera allo stadio Ezio Scida di Crotone contro la vice capolista del campionato, contro probabilmente la formazione più forte, eccezione fatta per il Benevento, di cui seguirà la scia e avviandosi alla promozione in Serie A alla porta principale, bene, questo risultato rappresenta davvero un messaggio importantissimo per se stessa e per il campionato. La Salernitana che esce con questo pari dimostra davvero di essere una squadra che, per dirla all'avventura, non solo può arrivare ai playoff, ma può andarsela anche a giocare, dando in un certo senso a parafrasare una uscita forse poco decubertiana, ma sicuramente molto concreta, che il tecnico aveva più volte ripetuto nelle ultime settimane: voglio andare ai playoff soltanto se ho delle possibilità, anche una soltanto, di vincervi o quantomeno di giocarvi. La Salernitana ha giocato a Crotone una delle sue migliori partite, l'ha fatto con il cuore, l'ha fatto con 10 uomini per circa mezz'ora, così come era già accaduto per una partita intera in quel caso nel derby contro la Juve Stabia. Sono segnali importanti, sono la dimostrazione concreta di una squadra che sa compattarsi, che sa stringere l'anima tra i denti e sa mettere sotto anche avversari davvero d'alta quota come la squadra di Giovanni Stroppa in questo caso. È piaciuta moltissimo la Salernitana nel suo atteggiamento, in un certo senso anche coraggioso, soprattutto coraggioso a mio giudizio, andarsi a giocare la gara di Crotone con Cicere di Terzino, con tre quartisti, insomma tre calciatori sicuramente dalle caratteristiche offensive alle spalle di Milan Djuric, e poi continuare con quel figlio, con quella personalità, altra parola chiave a mio parere della prestazione offerta dalla Salernitana a Crotone. Bene, sono tutti elementi che rappresentano il miglior punto di ripartenza verso gli ultimi 270 minuti, 3 partite, 2 alla Recchi, si gioca a porte chiuse, il fattore campo dovrebbe valere meno, però la storia recente, anche quella del post lockdown, ha detto che alla Recchi la Salernitana è ancora imbattuta. Sarebbe importante non soltanto ipotecare il piazzamento tra le prime 8, ma anche migliorare la posizione attuale per andarsi a giocare magari il preliminare, il quarto di finale in gara secca, anche con la possibilità di pareggiare eventualmente nei 120 minuti sul proprio campo, in casa propria. Fatto sta, ed è la nota lieta della notte di Crotone, che la Salernitana ha dimostrato di potersela davvero giocare contro chiunque, oltre le banalità. Adesso il discorso starà a capire se questa notte sarà davvero il punto di ripartenza, se la Salernitana farà come in altre circostanze è accaduto il passo del gambero. Molto conterà la figura di Cristiano Lombardi, giocatore che, a mio giudizio, insomma, credo in modo anche abbastanza oggettivo, ha fatto la differenza quando è stato in palla. Ieri non era nella sua miglior serata ed è finita anzitempo con un infortunio che forse, attendiamo ovviamente conferme nei referti medici che arriveranno nelle prossime ore, significa campionato finito per lui. Sarebbe una brutta tegola, una beffa, un'altra per la Salernitana, che nel calciatore scuola Lazio ha trovato sicuramente uno degli elementi in grado di fare la differenza.